Σα δείτε και το πηγαίνησα. E la migliore cosa che esiste, la subordinazione più che altro, è l'onestà. Questo ve lo posso rappresentare. Le guerre sono tutte scellerate. Le guerre in origine portano sempre miseria e lutto per me. La prima guerra mondiale, 600.000 morti, che non si è saputo più niente. Della seconda non ci abbiamo il numero perché non si può definire. Fratelli nostri e poveri soldati, sparsi oltre i monti e oltre i mari, la guerra cominciò organizzata. Tutti eravamo secondo lui. Ogni frontiera era ben armata e tutti combattevano assoluto. Anche per il fascismo, perché quello era. Eravamo tutti fascisti, senza che si può nascondere nessuno. O obbligato o non obbligato, eravamo tutti fascisti. La Francia in 21 giorni disarmata. Tutti gli stati balcanici abbattuti. E in Africa una lotta spietata. Fino a soldi gli inglesi perduti. Si pensava che la guerra di un giorno e l'altro doveva capitolare. Invece siccome l'esercito non voleva la guerra, è stato il fascismo che ha voluto la guerra. I grandi ufficiali che avevano combattuto nella prima guerra non volevano la seconda guerra perché l'Italia era povera, oltre ad essere povera, 20 anni ancora non avevano passato dalla prima guerra e scontra la seconda. Nacquero spionaggi e tradimenti, anche allo scopo di dollari e sterline, pensando che il genero di Mussolini, questo ve lo posso dire, sarà stato forse per sbaglio o è stato proprio abbattuto un aereo in Africa, un aereo italiano l'ha abbattuto il genere di Mussolini. O per sbaglio o per non sicurezza, forse qualcuno lo saprà questa storia. Nacquero spionaggio e tradimento, ho detto. Allo scopo di dollari, magazzini e stabilimenti bombardati di sera e mattina e per non volare a parecchi urgenti mandavano acqua invece di benzina. Chi c'ha il cervello di comprendere che ridusse l'Italia alla rovina. Quando ebbe inglesi ed americani arrivare in Sicilia a fronte aperta, ordine alle forze siciliane di non sparare un colpo di moschetto. Badoglio l'armistizio dichiarava, e ha fatto molto bene perché ha risparmiato delle vittime Badoglio, non è che l'hanno preso per traditore. L'armistizio dichiarava con l'ordine del re Principe Umberto. L'Italia diventò un macello perché scoppiò l'altra seconda. L'Italia diventò un macello, in appresso vi racconto il soggetto, io non posso raccontarvi più perché abbiamo perso tutte le comunicazioni. Era l'8 settembre. L'8 settembre a Lubiana, quando Badoglio proclama la fine guerra, credevo, questo è una piccola poesia che ho fatto di mia mente durante la prigionia. Credeva Mandina felice e stringerti a me, ma la cadotta ben presto mi allontanava. Nella tristezza infinita resta sperare l'attesa
voglio tornare al paese dove si incende il mio amore. Ascoltami, mammina, speranza del mio cuore, lasciami raccontare l'ora della prigione. Triste serata d'inverno, tocca passare così. Povera mia gioventù, non mai si può scaldare più. Cade la neve, infuria il uragano, il freddo assai lontano, eccolo già arrivato. Minuto non ti decotto, di giorno si mangia il purè, la sera ci passa il tè. Domani la bietola c'è, sapete che la bietola non è in giro. Ben presto ritorna quel vecchio bisteccone, la pasta fatta in casa e un ricco minestrone. Questa è la prima fase che io vi posso raccontare, perché la guerra si è prolungata di un anno. Era l'8 settembre, la primavera del 44 eravamo ancora in guerra. Noi non avevamo collegamento con nessuno, non sapevamo quello che succedeva, perché eravamo in un campo che la mattina si andava alle 4, si andava a lavorare e si tornava la sera quando non c'era allarme. E ho composto la seconda strofa, il secondo anno. Siamo tutti italiani abbandonati. Su questa storia vi potete fare un calcolo, tutti quanti che comprende. Siamo tutti italiani abbandonati, delle famiglie nostre ricordate. Viviamo quasi sempre in allegria, sapendo che ben presto andremo via. Se troverò la mamma a lacrimare laggiù, non le nasconderò di aver sofferto di più. Il lavoro pesante si sente, maltrattati non sente la gente. Di mangiare non devi parlare, della pasta ti devi scordare. Alla sera c'è il brodo sicuro, senza sale di certo sarà. Se non vuoi dormire digiuno, dai polacchi ti devi arrangiare. Di primavera si sono ricordati gli americani nostri camerati. Ad alta quota rompono i motori, sono 100 o 1000 o più bravi aviatori. Indisturbati passano il cacchiere lassù per bombardare fabbriche e stazioni ancora giù. Il fracasso a distanza si sente, di badoglio poi parla la gente, sorridendo lasciamo parlare, quest'estate non devi passare. Fiduciosi aspettiamo il sicuro, l'invasione dei russi avverrà. Per gli inglesi la marcia è sicura e per l'Italia la Roma è immortale. Potrei raccontarvi qualche piccola frase che mi viene da piangere. Essendo che lavoravo dello Stato, ci davano 2 soffe al giorno. E siccome io ero capo baracca di 50 uomini di tutto l'esercito, c'era aeronautica, marina, di tutte le armi, ero responsabile io di quest'uomo. E ci hanno invitato se volevo andare a combattere. A combattere significava andare a combattere contro gli italiani. Io personalmente, a nome di tutti, ho detto no, perché noi non vogliamo andare a combattere in Italia contro i partigiani,
contro quelli che combattono in montagna per salvare l'Italia dal fascismo. E sono rifiutato. E così al rifiuto ci siamo rifiutati di andare a lavorare una mattina. Rifiutandosi a lavorare, prima di sera giungono due ufficiali nella baracca dove noi abitavamo e un interprete italiano che ci spiegava la situazione. Ancora per la seconda volta questo fatto. Se volevamo andare a combattere in Italia, ci davano la divisa e ci davano il fucile. Per che cosa? Al rifiuto di andare a lavorare, cinque persone dovevano andare in prigione. In prigione sempre per lavorare. Uno ogni 10, e siccome questo è il primo caso, uno ogni 10 deve andare a compagnia di disciplina. Perché il primo caso? Il secondo caso c'è la fucilazione. Uno ogni 10 viene fucilato, secondo caso di disobbedienza per il lavoro. E così ci siamo accontentati con una zuppa al giorno, con quel pane che ci davano. Trovavamo anche qualche sostenimento nei rifiuti dei polacchi o dei francesi, anche il buccia di patate, non per il cognardillo. Si bruciavano i buccia di patate nelle stufe a legna, a carbone. E abbiamo lottato per circa due anni di prigionia, rifiutandosi per andare a combattere in Italia. Non volevo combattere in Italia. E allora i cinque uniti, dei cinque ne sono tornato uno. Era un mio collega, compagno d'arme della stessa compagnia, anche lui sergente maggiore. Indovinate al ritorno di quei due settimane. Erano 4 settimane, la pulsione era per 4 settimane. Alla 5ª settimana o si moriva o si diventava tubercoloso. Il mio compagno, tornato da quei mesetto di prigionia, è pesato 34 kg. E frustrati dei gambi se ci vedevano ancora. Appunto mi viene da piangere perché noi con questo compagno ci dividavamo insieme una sigaretta, la dividavamo in due. Io lo accendeva perché non era fumatore e lui perché era fumatore la voleva venire. Se trovavamo una mela ce la dividevamo in due, ce ne mangiavamo mezzo per uno. E questo l'ho voluto raccontare perché era un mio dovere ricordare il mio compagno che è morto, perché lui era in servizio permanente e al ritorno dalla prigionia è andato a Orvieto, che fosse magari qualche paesano che è stato agevolato, faceva il servizio lui ad Orvieto e è morto. Da 3 o 4 anni vanno. Questo ve l'ho voluto raccontare, a noi tanto da raccontare, non posso. Se c'è qualche altro che volete qualche chiarimento.